Sconfitta interna per la Globo Banca Popolare del Frusina Tesora, battuta dalla Cucine Lube Civitanova nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. Pronostico rispettato al Palacoccia, dove la corazzata di Leale Simon concede pochissimo a Petkovic e compagni, bravi comunque a tenere testa nei tre set giocati, 25-20, 25-21 e 25-22 in finale. La Lube Civitanova rafforza il terzo posto in classifica alle spalle della coppia di testa Perugia e Trento, mentre nella zona salvezza Siena perde al tie-break contro Padova e rosicchia un punto alla Globo Banca Popolare del Frusina Tesora, adesso avanti di quattro lunghezze. Venerdì al Palacoccia di Veroli, l'attesissimo scontro diretto. Sì, oggi un po' meno ci abbiamo provato. Diciamo che il nostro livello di prestazione è stato buono, ma non ha avuto mai i picchi che potevano consentirci di magari vincere un set, di avvicinarci, andare ai vantaggi. Quindi sicuramente una partita discreta, però non si è mai accesa la scintilla del nostro gioco, per cui merito anche della qualità di Civitanova, che è una squadra che non devo neanche descrivere. Però ho visto le facce dei miei giocatori distese, le ho viste comunque positive. Per noi è importante questo finale di campionato, sono importanti le prossime partite, quindi credo che magari questi picchi che sono mancati oggi, mi auguro che li vedremo nelle prossime partite. Noi siamo costretti fra Champions, Coppa Italia e campionato a cambiare immediatamente, diciamo, la nostra prospettiva. Oggi era importante fare tre punti per rimanere sempre attaccati a questa classifica che è abbastanza corta in alto, e anche, insomma, cercare di migliorare alcuni aspetti del gioco, di guardare molto anche la nostra qualità con questa formazione senza Juan Torena. Penso che abbiamo fatto una bella sconfitta oggi e alla fine loro hanno riuscito a iniziare a battere molto bene. Un paio di errori in recezione che abbiamo fatto e alla fine non ha costato la partita, ma penso che possiamo fare un bel lavoro in palestra, così possiamo fare dopo una partita molto meglio. È una partita importante per noi, una vittoria importante per la nostra testa, perché è sempre buono di andare a giocare i Final Four di Coppa Italia con una vittoria indietro delle spalle. Quindi magari oggi non è stata una bellissima partita, però era importante anche in questo momento che stiamo adesso di vincere, di stare bene, cioè di stare con la testa dentro in campo. Sora vi ha messo un po' in difficoltà, soprattutto nel secondo set. Sì, loro hanno un bel ritmo di gioco, hanno una bella difesa, hanno dei bei giocatori che ti mettono in difficoltà, quindi questo per il momento noi non siamo stati capaci di rispondere su quello lì, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo vinto, quindi che era l'importante, prendere tre punti qua.